Ok, bentornati a tutti ragazzi, è estate, mi serviva un po' staccare la testa, soprattutto in vista dei progetti che mi aspettano, quindi volevo giocare un po' con voi a questo nuovo gioco. Sarà una blind run perché non ci ho mai giocato prima. Il gioco si chiama YouTuber The Game e direi che possiamo iniziare, quindi start. E iniziamo, c'è una persona seduta e con quadrato mi posso alzare. Ok, iniziamo a testare un po' i movimenti, molto interessante, nonostante mi sembri un ambiente 2D, lui è fatto in un 3D davvero convincente e quindi X tasto azione, perfetto, ha preso la videocamera, proviamo a spostarla e metterla in un punto comodo per registrare, quindi ok, proviamo qui. Ora provo direttamente a tornare al tavolo. Tasto quadrato, mi siedo. Ah, ok, vedi che adesso è comparso triangolo, inizia il vlog. Ah, game over, ha iniziato. Ah, ho capito. Devo riuscire a registrare un vlog. Quindi, ok, ora ci siamo, riproviamo. Quindi, tasto quadrato, mi alzo. Intanto ringrazio per la sub. Proviamo a muoverci, andiamo dritti. La camera, a nostra volta la camera è già giusta, ma cerchio e registra. Ah, ora posso tornare e stavolta mi siedo con quadrato e registro con triangolo e azzarola, no, come ancora game over, la luce, ha ragione. La luce in questo momento c'è, quindi chiunque registri deve avere la luce, quindi dai che stavolta ho memorizzato, ci alziamo. Direttamente no, prima vado a accendere la luce, ok, e guardate che carino anche l'animazione personalizzata. Solo ora la camera è già giusta, schiaccio rec, mi giro, torno al tavolo, mi siedo con quadrato e stavolta signori ci siamo, registro. Ma aspetta, ancora game over. Ok, allora io direi che a questo punto possiamo definitivamente fare così. Faccio start, pausa, esci. Non so se lo riprenderò a settembre, appena torno dalle vacanze, più che altro perché per superare l'ultima parte servono delle idee e io in questo momento già. Quindi, chissà, se qualcuno conosce qualche codice magari da inserire, se no passerà ancora un po' di tempo prima di rivederci. Eh già.